Allora, cominciamo subito con i nostri confronti. Io chiamo qui sul palco Mario Moretti Polegato, il presidente del gruppo Geox, eccolo, e Pasquale Salzano, spero di non aver... Va bene, è Salzano, no? Non ho sbagliato perché sa sugli accenti. Allora, facciamo accomodare qui Polegato, Salzano lì, ci mettiamo qui. Dobbiamo andare, dicevo, di gran carriera, quindi avremo un po' di interventi... ristretti. Voglio cominciare da Polegato, perché Polegato poco fa, prendendo un caffè, mi diceva: parliamo sempre di innovazione. Sì, credo che sul palco non ci siano. Ecco, mi diceva: l'innovazione ovviamente è molto importante, parliamo tutti di innovazione, e però è molto importante la gestione dell'innovazione, no? Come va gestita questa innovazione, peraltro da Polegato, che ha fatto dell'innovazione, sappiamo, e della sua azienda un campione nazionale e internazionale. Polegato. Beh, innanzitutto saluto e ringrazio tutti di avermi invitato qui a Napoli. Oggi qual è il problema per noi industriali? O meglio, l'industria italiana come è strutturata? Dobbiamo pensare che il 90% circa dell'industria italiana è piccola e media. Quindi la piccola e media azienda ha assolutamente bisogno di essere aiutata, perché rappresenta la nostra economia, su un paese dove non esiste altro che l'impresa. Detto questo, qual è il sogno degli imprenditori? Il piccolo divenire medio, il medio divenire grande. Si tratta adesso di spiegare quale può essere la formula per poter crescere. Perché? Perché molto spesso siamo frustati dalla confusione, da notizie, da suggestioni, da tante altre cose. Io penso che uno degli elementi fondamentali del piccolo e medio imprenditore è di utilizzare la propria creatività. Perché? Perché la creatività italiana e individuale è apprezzata in tutto il mondo. Solo che c'è un problema. Noi sentiamo parlare spesso: dovete innovare, ma lo Stato non ci dà i soldi per innovare. Cosa dobbiamo fare per innovare? Il problema non è questo, è capire esattamente che cosa vuol dire creare. Creare non vuol dire soltanto inventare o modificare qualcosa, ma vuol dire conoscere esattamente come gestire l'idea, per far sì che quell'idea si possa trasformare in un progetto e dal progetto in business. Questo è il vero grande problema. Quindi alla fine, se noi ragioniamo in questa direzione, non è un problema di denaro, ma è un problema culturale. E purtroppo non se ne parla, nessuno ne parla. O meglio, i giornali stessi, lei è giornalista, si scrive: ma dovete innovare, innoviamo, innoviamo. Io cerco in maniera molto rapida e sintetica, perché il tempo è quello, di spiegarvi come si deve gestire un'idea. Allora, la prima cosa è di averla l'idea. E qui l'abbiamo nel sangue, nel nostro DNA, noi la capacità di vedere, di modificare. Non sempre parliamo di creare per creare prodotti nuovi, ma si possono anche modificarli. Io non ho creato la scarpa esisteva già prima, è stata modificata. Bene. Noi però dobbiamo appropriarci di quella idea, ed oggi esiste uno strumento che è stato siglato dalla Convention internazionale del commercio, che si chiama proprietà intellettuale, che noi la possiamo tradurre semplicemente col termine di brevetto. Ora, un giorno qui a Napoli un signore come me ha inventato il caffè espresso. Un altro ha inventato la pizza, nessuno di noi le conosciamo. Oggi questi due simboli rappresentano anche la nostra Italia nel mondo. Ma che cosa è successo? Arriva l'americano, si prende questa idea, Starbucks, e apre 50.000 caffè. E noi siamo stati a guardare. Passa Pizza Hut, americana, aprono 25.000 pizzerie nel mondo. Idea italiana, business straniero. Perché questo? Perché questi signori, in buona fede, hanno avuto questa idea e non se la sono appropriata. Quindi, che cosa vuol dire innovare? Creare o modificare qualcosa? Appropriarsi dell'idea tramite
brevetto o proprietà intellettuale, ma ancora non è sufficiente, perché quando voi create un'idea, all'inizio non funziona, quindi c'è bisogno della sperimentazione. Non possiamo pretendere che ognuno di questi geni, ognuno di voi sia un ingegnere, un chimico, per poter fare i test, anche perché occorrono denari. Esistono in Italia, adesso stiamo parlando fra noi italiani, dei centri di eccellenza presso le università, delle scuole, dove dei professori ci possono aiutare. Quindi alla fine proviamo a sommare la creatività, la proprietà intellettuale, che si chiama brevetto, e la sperimentazione. Noi da un'idea creiamo un progetto, creiamo una casa. E quanto vale questa casa? Può darsi 0 euro perché non interessa a nessuno, o può valere una fortuna. Ora, se noi entriamo in questo concetto, dove noi siamo già preparati, dove l'Italia nella moda, nella manifattura, nella meccanica, siamo i campioni del mondo, avremo una prolificazione di idee che possono benissimo nascere dalla piccola e media impresa, che gli stranieri non verrebbero in Italia solo a comprare food, camicie, calzature o altre cose, ma verrebbero a comprare progetti. E quindi ci sarebbe un salto culturale alimentato dal nostro DNA. Io conosco tanti ragazzi, anche di Napoli, anche del sud, anche del nord, ma che sono dei geni, che poi li incontriamo nel mondo, che oggi lavorano a favore delle corporation internazionali su questa direzione. Quindi uno strumento per vedere un ottimismo nella piccola e media impresa è questo, è quello di creare qualche cosa che già viene fatto, perché se io visito qualcuno di voi che lavora in questo settore, trovo qualcosa di nuovo all'interno della propria azienda. Poi esiste una seconda problematica, che si diceva il piccolo e il bello, come fa, come faccio, come fa la piccola azienda. Oggi il mondo è completamente cambiato con il web. Non occorre più avere investimenti per creare uffici all'estero, per creare delle filiali, per creare delle reti distributive. Perché? Perché tu ti poni dentro attraverso questi strumenti, e se veramente la tua idea, il tuo progetto interessante, sono gli altri che ti cercano. E quindi alla fine la tua azienda non è un'azienda qualsiasi che produce per terzi, ma la tua azienda viene indispensabile magari per una grossa azienda. E qualora, questa azienda ha bisogno di te, bussa alla tua porta e sei tu che imponi le condizioni. Ora, noi dobbiamo riflettere, secondo me, su questo. Perché? Perché, secondo me, non possiamo solo pensare che il governo ci aiuti, eccetera, che i soldi, perché altrimenti rischiamo per l'ennesima volta che se anche il governo stanzia del denaro, come sicuramente lo deve fare, se noi non capiamo bene questo concetto, poi vediamo come vengono sperperati questi denari. Quindi io penso che il genio italiano è il momento, soprattutto adesso, dopo questa pandemia, di esplodere. Però ragazzi, entusiasmo. E l'entusiasmo deriva solo se noi vediamo una via di uscita. E la via di uscita è su di noi. Noi siamo i protagonisti. Aspetti, allora vedi, perfetto. Allora, e come non sottoscrivere, no, questa richiamo all'entusiasmo e alla passione? Vediamo un tanto di andare anche per fare, allungare lo sguardo all'estero. Voi siete, come Simestre, una grandissima leva, no, di aiuto per l'export, per l'internazionalizzazione. Mi verrebbe da chiederle, intanto, qual è il trend del mercato internazionale, letto dal vostro osservatorio? Sì, grazie. Io volevo anche agganciarmi a quanto ti ho detto poco fa dal dottor Moretti Volegato, che è molto interessante.
E in particolare ha fatto riferimento a due concetti, quello dell'aiuto alle piccole e medie imprese da parte dello Stato e le linee d'azione in cui queste piccole e medie imprese poi dovranno. Sull'aiuto effettivamente i fondi ci sono, è un momento storico in cui i fondi ci sono, però i fondi non bastano, e quello è un concetto molto utile che ha presentato il dottor Moletti Polegato, è quello dell'indirizzo. Le nostre piccole e medie imprese sicuramente sulla creatività fondano tanto e devono fondare tantissimo, però è importante in questo momento storico anche capire le condizionalità, perché non siamo più in un momento in cui c'è un'apertura totale e generalizzata. Le esigenze internazionali sono anche esigenze condizionate ormai da contesti nei quali ci si muove con sempre maggiore difficoltà, e sono quelli della transizione ecologica, la transizione digitale, a cui anche ella faceva riferimento poco fa. Ecco, questi due concetti non sono così compresi nella loro drammatica attualità dalle nostre piccole e medie imprese. E il problema qual è? Che se ci troviamo soltanto a richiedere fondi allo Stato, come abbiamo pur distribuito durante la pandemia, cioè fondi che semplicemente attutiscano l'impatto dell'immediato, ecco, in questo modo noi perpetriamo semplicemente il modello industriale delle nostre piccole e medie imprese così come è oggi. E invece oggi c'è bisogno di un salto di qualità culturale, cioè i fondi devono essere distribuiti ma anche richiesti per poter. Quindi non soltanto io parlo della distribuzione da parte del governo, ma anche le aziende stesse devono essere loro in grado di capire che è il momento di richiedere fondi per trasformarsi. Perché se non utilizzano questo momento storico in cui i fondi ci sono per una rivoluzione delle aziende stesse, si troveranno con un salto che è triplice. Ma c'è questa consapevolezza diffusa o no dal suo punto di vista, da parte delle aziende? E purtroppo nelle piccole e medie imprese la consapevolezza è più nell'ottenere fondi per perpetuare la condizione di difficoltà in cui si trovano piuttosto che fare il salto. Ma è evidente, perché è chiaro, se io sono una piccola azienda e mi trovo in un momento di difficoltà economica, la prima reazione è quella di chiedere un fondo per lenire questa situazione di difficoltà. E invece il salto è proprio quello di chiedere fondi per fare una trasformazione. I fondi ci sono, se parliamo di Simest in particolare, proprio il 21, quindi l'altro giorno, si è aperto il portale e il 28 inizierà la distribuzione di 1,2 miliardi di fondi provenienti dal PNRR. Quindi siamo la prima istituzione che materialmente distribuirà fondi già dal prossimo 28. Questi fondi sono condizionati, ovviamente, sono condizionati alla trasformazione digitale, alla trasformazione ecologica e alla vocazione internazionale, perché la vocazione è la vocazione di Simest. Ma in particolare noi ci attendiamo che ci sia una consapevolezza da parte delle imprese, perché se non c'è questa, alla fine non si riesce a raggiungere l'obiettivo di trasformare il paese. E voi, diciamo, nel contribuire a questa consapevolezza avete degli strumenti per farlo con le imprese? Sì. Al di là, diciamo, della vostra attività, no? Sì, fondamentalmente sono due gli strumenti che noi mettiamo a disposizione. Il primo è uno strumento di semi-equity, quindi uno strumento in cui Simest entra nel capitale delle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese che vogliano internazionalizzarsi, quindi in particolare nelle imprese che aprono realtà all'estero. Diceva prima il dottor Moretti Polegato che appunto oggi, ed è giustamente concordo, non è più il momento di essere presenti ovunque, perché si può fare anche digitalmente. Questo è un concetto molto interessante, ma non è l'unico, perché oggi la globalizzazione, lo sappiamo tutti, è un concetto un po' diverso da quello che era qualche tempo fa. Le catene internazionali di approvvigionamento subiscono delle grandissime difficoltà dovute alla pandemia, quindi problemi di snodi logistici, problemi infrastrutturali che indubbiamente rallentano. Problemi legati anche alla geopolitica, è chiaro che certo. I blocchi tarifari, altri elementi fanno passare ormai un concetto del just in time, no? Eravamo abituati ad avere i vostri depositi pronti soltanto con la merce che arrivava all'ultimo minuto, ma si passerà ormai al just in case, cioè bisogna comunque avere qualcosa che contribuisca a rendere resiliente l'azienda stessa. Quindi ovviamente un concetto di resilienza digitale, ma un concetto di resilienza è fondamentale. Questo è un costo indubbiamente per l'azienda, perché è chiaro che dovendo riempire i magazzini per delle evenienze è un costo. Chi dovrà poi sopportare questo costo è un tema politico. Se pensiamo a livello europeo abbiamo degli strumenti molto importanti come l'IPCEI, ad esempio, molto poco conosciuto, Important Projects of Common European Interest, che sono delle realtà a livello europeo di aziende
che possono avere un interesse strategico europeo e possono quindi consorziarsi anche al di là degli aiuti di Stato. Perché faccio questo riferimento? Perché prima parlavo di diversa globalizzazione, perché ormai andiamo verso un criterio di regionalizzazione. Dobbiamo creare aree di maggiore sicurezza che siano almeno omogenee. Allora, in questo concetto ritorno al concetto che il dottor Polegato cui faceva riferimento. È non indispensabile essere presente all'estero, no, è sempre più indispensabile al nostro punto di vista, perché essendo una realtà, quella italiana, è enormemente vocata all'internazionalizzazione, la presenza presso i mercati di utilizzo, quindi mercati di acquisto, ma anche mercati di produzione in nostre realtà, indubbiamente riduce i costi, ma riduce anche i pericoli delle interruzioni delle catene internazionali di approvvigionamento. Grazie, che ci ha fatto in maniera sintetica un quadro molto istruttivo che vogliamo aggiungere a chiusura, Polegato. Intanto sentiva anche l'intervento iniziale, no? A chiusura io vedo... possiamo essere fiduciosi che questo paese, avendo un arco temporale stretto adesso col PNRR, ce la farà su alcune cose? Io sono un imprenditore, qui mi trovo qui i miei colleghi, noi siamo abituati ad essere pratici e semplici. Allora, voglio ancora per un secondo farvi capire esattamente cosa dovete fare delle vostre imprese. Uno dice l'innovazione, spesso le grandi idee nascono dalla ricerca, dall'università, molto spesso nascono da riflessioni personali. Pensiamo a una cosa, una massaia, tanto per farvi ragionare dell'importanza che voi avete all'interno dell'azienda. Deve cucinare gli spaghetti, ecco, siamo qui a Napoli, i migliori spaghetti. Prende la pentola, mette l'acqua, riscalda. A un certo punto gli spaghetti sono pronti. Che cosa fa? Prende i manici, si scotta. Mette dello scotch attorno alla pentola. Lei non si è resa conto che in quel momento ha fatto una miglioria, che in inglese si chiama improvement. Ha un prodotto disegnato da stilisti, da ingegneri. Non si è resa conto che ha modificato quel prodotto là. Quante cose noi possiamo fare? Perché se tutte queste modifiche vengono poi registrate, coloro che hanno costruito quel prodotto originario devono bussare alla tua porta per poter procedere. Per realizzare questo abbiamo parlato di cultura, che si svolge in due direzioni. La prima, questi concetti devono entrare nella scuola, ma non nell'università, che quando siamo già adulti. I ragazzi si devono sfidare con le idee, i ragazzi devono sfidarci non solo con il calcio, che è giusto, ma con le idee, come si sfiorano in Napa Valley, a San Francisco, perché è così che è la nuova economia. Però è un processo lungo, perché bisogna immettere queste materie nella scuola, bisogna distribuirle, bisogna aspettare. E poi naturalmente nell'immediato, che noi imprenditori dobbiamo ragionare giorno per giorno, dobbiamo farci anche aiutare. Ecco, qui c'è il nostro buon, almeno la stimo io, Mario Draghi, il quale ha già questo concetto, perché già proviene da un concetto internazionale. Speriamo che lo seguano, per far sì che i nuovi sostentamenti che il governo ci dà non siano dati a pioggia, ma che siano dati ad hoc su questi qui, su dei progetti, sulla gente che merita, sulla gente che si impegna. Allora noi, grandi o piccoli, saremo bravi e saremo ricercati e la nostra azienda sarà un gioiello. Perché altrimenti, se noi abbandoniamo la piccola e media impresa, ragazzi miei, cosa ci rimane di questo paese? Grazie al dottor Polegato, grazie al dottor Salzano. Vi ringrazio, potete riprendere posto.